Salve, mi chiamo Marcello, Marcello Adamo, e tra i tanti mestieri possibili ho scelto di fare il filmmaker. Raccontare storie per immagini è il mio lavoro. Ne ho raccontate tante e in varie situazioni. Ho anche una grande passione per la pesca e ho deciso di raccontarvi le mie storie di pesca. Erano le 2 del mattino e i preparativi per la partenza fervevano. L'equipaggio era composto da 6 membri, me compreso. Un'allegra comitiva, diretta su un banco a 30 miglia dalla costa per una battuta di bollentino di profondità. Io penso che comunque una mezz'oretta dobbiamo un attimo girare questo banco. Come tutte le nuove esperienze vanno. Sì, questa è un'avventura nuova. Non farti richiamare sempre, i parabordi a posto. Dove si già? Stanno qui. Una solo questa due. Ci sono due parabordi a posto, certo. Ci attendevano circa 2 ore e mezza di navigazione. C'è chi ne approfittava per sistemare qualcosa, chi per confrontarsi e chi per riposare. Il giorno precedente c'era stata una piccola riunione operativa e si era deciso di calare anche un palangaro, così, tanto per provare. Questa porta corta è esplorativa. A 30 miglia dalla costa, sul bordo esterno di un banco che risale da 1000 a 400 metri, non si sa mai. L'avremo poi recuperato a fine giornata. Finito. Eh? 421 metri. Penso. Ora dobbiamo scandagliare un po' la zona, vedere se troviamo delle marcature di pesci. O un fondale con roccia o simile. Luca, come tutti, era impaziente di mettere i terminali in acqua, ma sapeva benissimo che prima di farlo avremmo dovuto scandagliare il fondo per cercare una zona presumibilmente adatta. Ci voleva pazienza. Intanto il sole si stava affacciando all'orizzonte. Vogliamo fare la prova dove abbiamo visto dove marca la pesce? Due canne con due calate, capite? Tanto da non c'è vento, possiamo. Vediamo com'è la situazione. Allora facciamo un paio di calate di prova, io e Luca, solo con due canne. Sì, se sentiamo qualche pesce, la zona è buona, allora vediamo come fare per pescare un po' tutti. Se non sentiamo niente ci spostiamo. La mia vaschetta di esche. Una vaschetta. Scendo anch'io. Il mare è piatto, lo scarroccio è minimo, quindi così possiamo pescare anche tranquillamente senza ancora.
Paolo era l'unico di noi che avesse già pescato qui. Ma non era come pescare su di un relitto o su di una piccola secca. Il banco era molto grande, aveva una superficie di qualche miglio quadrato. Prima di avere qualche risultato, furono necessarie molte prove e spostamenti. Cambiamo posto allora. Cambiamo un po' il posto, ci spostiamo un poco più avanti. Mi ha mangiato 2-3 volte e poi non l'ho presa, però. Sono come quelle che mi aspettavo, no, però come inizio non c'è male. Aspetta un attimino, no? Come inizio non c'è male. Questa una per me, una per te, loro oggi non mangiano. Questa era la calata di prova, no? Sì. Adesso ne facciamo altri due di prova, un altro paio di passaggi. Se la situazione ci piace, ci ancoriamo. I delfini. Proprio cazzo tutto, io. Eccolo qua, eccolo qua. Eccoli qua. Beh, belli, vai, Marco. Passiamo agli annesi più piccoli. Cerni ha mangiato. Hai visto la lampadina come serve? Eh? Luca dove? Sta dentro? Luca è in riunione. Eh? Ecco qua. Com'è Luca? Guarda che denti che ha. Occhioni e merluzzo. Anche se avevamo girovagato un bel po', il posto sembrava essere quello giusto. Ora però dovevamo ancora. Allora dobbiamo fare l'ancoraggio, prendiamo l'ancora, la molliamo e l'attacchiamo col pallone. Esatto. La lasciamo là senza fermarci. Sennò e dopo una mezz'ora ci andiamo ad attaccare. Sennò camminiamo. E dai, che adesso le abbiamo trovate, adesso conviene un attimino fermarci però sopra. Pensare sennò un attimo, sì. La giornata così non la possiamo passare a scarroccio. No. Data l'alta profondità, Pier Giorgio aveva suggerito di mollare l'ancora facendola scendere libera, assicurata però ad una boa.
Solo successivamente, una volta che si fosse disposta bene, ci saremmo attaccati con la barca. Nel frattempo avremmo continuato a pescare a scatoccia. Stai lì? Sì. Vado. Questa battuta, dopo quattro volte organizziamo, andiamo, maltempo, c'è vento, c'è mare, siamo riusciti a venire. Quindi oggi speriamo che riusciamo a pescare. Luca, una pestaglia gigante! Vieno! Mangiano? Voglio alternare un amo con la sardo e un amo con il gambero, così mi ricordo anche dove che mangiano di più, se sono sulla sardo o sul gambero. Dopo questa salita ci metto un passolatore da fondo, così sta cosa faccio, almeno io ci passuro sul fondo proprio. È un passolatore che rilascia la pastura proprio a contatto con il fondo. Ma metti le sarde come pastura? No, è della pastura a base sempre di sarda, uno sfarinato impastato che va compresso in questo pastore. Una specie pastura. Di pasta di sarde? Sì, fra un minuto vedrai come funziona. Togliamo il piombo. Marcello, come ti spiegavo, voglio mettere un piombo pasturatore. Questo è un piombo da 1,2 kg e viene caricato con questa pastura in una cartuccia qui dentro. A contatto con il fondo questo pistone caccia fuori la pastura e quindi si disperde proprio sul fondo. Pasturiamo proprio esattamente sotto agli ami nostri. Quindi per il momento ne abbiamo due. Io ne metto uno, vediamo se cambia qualche cosa. Tanto non ci dovrebbe essere molta corrente e quindi la pastura dovrebbe rimanere proprio sotto di noi. Questo è un attrezzo glorioso, e con questo abbiamo iniziato questo tipo di pesca. Questa è la vera pesca questa sportiva. È la vera pesca sportiva. E diciamo che adesso lo utilizziamo perché abbiamo avuto un incidente tecnico con
con un salto a Bolentino, e meno male che c'è lui che ci fa continuare la giornata. È un po' più faticoso, però noi amiamo stare qui, mo che facciamo facciamo. È un bel pescare comunque. In realtà si era staccato solo un filo dalla presa e Paolo stava già provvedendo alla riparazione, ma Pier Giorgio non voleva perdere neanche un minuto di pesca. E così aveva riesumato un salpa bolentino che aveva in barca da quasi 20 anni, quando la passione è passione. Ha mangiato proprio diverso delle persone, mi ha tirato giù, si è appoggiato sulla canna. Ma non lo so, un grande merluzzo, una cernia. Aspettate, potrebbe anche essere una. Un'altra delle cose belle del bolentino di profondità è che per vedere cosa hai preso ci vogliono diversi minuti e nel frattempo fai mille ipotesi. È un po' una sfida con te stesso per vedere se ci azzecchi. Bello! Sì, ora ci ammarri. Scaldate, vabbè, il pesce c'è solo, se l'ha posto. Ma c'è, io... Soppetta! Soppetta di merluzzo! Veramente, bellissimo! Merluzzo e pizzagna! Bellissimo! Vedete questo merluzzo, mi mettiamo vicini. Oggi stiamo prendendo parecchi merluzzi, eh? Mi sa che dobbiamo venire con la coffettina qui. La coffettina a merluzzi. No, ci vado, sto per lì. Con noi c'era anche Giuseppe, alla sua prima esperienza di bolentino di profondità. Era capitato proprio bene su una barca piena di bravi pescatori che non si facevano certo pregare per dispensare utili consigli. Io tre pure io lavoro. Ho perso il contatto. Questo è per il merluzzo? Sì, questo è il tentativo a merluzzo. We'll be right back.
Peppe, aspettati. Volentino al merluzzo. Mi ci basta andare. Ti ho fatto un innesco generoso sopra per il prossimo merluzzo. Due pezzogne, 3-4, 2-3 pezzogne. Bello, mamma mia. E abbiamo fatto anche un bel imbroglio, Una volta sì. Una volta proprio un bel imbroglio, tutti e tre ci siamo resi. Vogliamo un attimo i pesci, le vicine. Come tutti e tre, pure Marcello. No, ma che bello. Circolo. Mamma mia. Che denti. Questo fa male, Aspetta un attimo. Vai, dopo. Bello. Altra volta. Ancora non sei imparato? Vabbè ragazzi, allora andiamo a tirare la coppa. Perché penso che il Volentino... Tanto non ci sono più sulla coppa. La coppa sicuramente... Quindi oggi sono i pesci o ami puliti, quindi andiamo a tirare. E adesso le persone per il momento non stanno mangiando più. C'è una stanca. Anche se mangiassero, in fondo li abbiamo pescati a sufficienza. Il saggio Pier Giorgio aveva perfettamente ragione. Era stata una pescata a dir poco memorabile e ci potevamo ritenere più che soddisfatti. La strada da fare per casa era tanta e il sole stava per iniziare la sua fase di discesa verso l'orizzonte. Non conveniva attardarsi oltre. Avremmo ritirato il palangaro e poi fatto rotta verso casa. Grazie. Timolamo non ce la fa. Timolamo. Zero. Nulla. Non pervenuto. Nulla di nuovo. Pulita ma niente. Pulite, le hanno mangiate le pezzogne. Niente, la coppa è andata male. Era una prova, comunque è la prima volta che veniamo su questo posto. Poi abbiamo visto che le pezzogne e Volentino le abbiamo pigliate. C'era qualcosa. Il palamido. Non ha funzionato. Dobbiamo rimandarlo su un'altra zona, però oggi va bene così. Dobbiamo anche accontentare, no? Ok.